Si apre il sipario con un urlo di gioia, un urlo collettivo. È una manifestazione che cambia restando sempre la stessa. Come potete vedere, si apre il sipario sulla tre giorni di carnevale e non poteva essere altrimenti con l'inno nazionale. Dicevo, è un urlo collettivo, quello là che saluta l'inno nazionale, quello che saluta l'apertura della tre giorni del Carnevale di Palma. Si apre la porta principale, si taglia il nastro e si dà il via. Carnevale si diverte e non è detto che tra i tanti sia proprio lui a rimanere fuori dalla gioia, di sorprendere e di entusiasmarsi. Ed infatti a giornate caldissime alterna questo carnevale freddo polare come oggi per esempio, ma il freddo frizzante, per quanto possa essere, non si è impadronito del paese, ma non riesce nemmeno a raggelare l'entusiasmo. E no, carnevale hai sbagliato strada, il nostro è un carnevale particolare, diverso, e sì, si fa desiderare, si fa preferire. La voglia irrefrenabile di divertirsi qui non conosce ostacoli. C'è chi ha la febbre del sabato sera, qui non c'è una febbre, qui c'è una febbre particolare, quella del carnevale, e non c'è nemmeno vaccino che tenga. Qui ci curiamo solamente mescolando fantasia e realtà, piccoli e grandi, innamorati del divertimento. Non hanno tempo, non hanno ruoli, non hanno età. Si viaggia senza toccare il freno, ci si ubriaca senza bere vino, ci si ubriaca di gioia, di amicizia. È un divertimento sano il nostro. I piccoli diventano grandi e i grandi si trasformano in bambini. Diamoci la mano, senza differenza di ceto sociale, e giriamo, giochiamo, giriamo attorno, facciamo un grande cerchio umano almeno una volta all'anno, mandiamo via vecchi rancori, pensieri cattivi, stress, lavoro, e godiamoci questo gridando alla vita. Siamo felici di aver consegnato al domani la manifestazione con quel valore che lei è capace di dare semplicemente a questo popolo, a questa gente. È domenica oggi, giorno della sfilata. La sfilata che precede il martedì grasso è il giorno dedicato alla sfilata delle quadriglie. In questa occasione i quadrigliani sfoggiano i costumi che sono sempre più da considerare come opere d'arte. E il maestro, lo potete notare, indossa il costume di punta che quasi sempre arriva a costare più di 1.000 euro.
gli dice sposa bagnata, sposa fortunata, qui il carnevale è bagnato. Il carnevale è bagnato, quindi sarà fortunato sicuramente. Ma stiamo partendo, tra poco sicuramente smetterà di piovere perché sta uscendo il tempo buono. E abbiamo cominciato, la prima tappa ormai si sta facendo. No, raffa no, perché generalmente il carnevale è sempre amico dei guariglianti e al suono delle tamburelle, del cabalà che putipù, le nuvole se ne vanno perché anche da lassù qualcuno ci deve guardare. Qualcuno ci penserà, penserà sì. Sicuramente. Lassù qualcuno ci aprirà il cielo. Ecco. Assessore, allora, come vanno le cose per l'Italia e per il carnevale? Per l'Italia, vabbè, lasciamo. Diciamo che il carnevale va meglio dell'Italia, il carnevale palmese. Ecco. C'è carnevale bagnato, carnevale fortunato, diciamo che quest'anno abbiamo aggiunto ulteriori elementi scenografici e spettacolari al nostro carnevale. Ormai abbiamo avuto chiamate dall'intera provincia che venivano a vedere il nostro carnevale unico e spettacolare nel suo genere in Italia. Di conseguenza oggi inizia la grande festa. Quindi tra le altre cose, tra gli altri strumenti, tra le altre novità, c'è anche la pioggia. C'è anche la pioggia, e vabbè, diciamo le quadriglie non si fermano davanti a nulla, anche davanti alla pioggia. Ecco, diceva qualcuno, scende la pioggia, ma che fa? Che fa, infatti, si canta e si balla ancora. Non è un vestito da carnevale, ma è semplicemente il sindaco in originale. È il sindaco originale con la fascia, perché poi, vabbè, il sindaco perché porta la fascia, ma in particolare perché quest'anno si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia e il carnevale quest'anno in generale tutto a questo tema. Bello, l'avvio dato con l'inno nazionale. Perfetto, sì, l'avvio dato con l'inno nazionale e anche a suggellare questa, nonostante la giornata sia inclemente col tempo, ma questa bella giornata di colori, di suono, di entusiasmo e di, come dire, il bel tempo lo creiamo noi. Perfetto, il bel tempo lo creiamo noi. Che viene dal Venezuela. Sì, sono dal Venezuela, è la prima volta che sono qua in questo carnevale, è bellissimo, mi ricorda tantissimo il mio paese, e tutta questa gente tutta riunita, tutta assieme per vedere questa manifestazione non ha prezzo. Lei si è cimentato sempre su palcoscenici. Sì. Di un certo valore, sì. Trovarsi in un paese così, trovarsi aggredita dagli applausi, dagli occhi della persona, si sente emozionata? Molto emozionata, essere qua, guarda queste persone, guarda come sono vestite, si sono impegnate per fare questo carnevale, cioè, si merita degli applausi. Questo è un carnevale che ce lo facciamo, ce lo godiamo e magari quelli che vengono ce lo invitano anche. Esattamente, sì. Esattamente. Sì, allora, sì, sì. Un saluto particolare alla gente. Li mando tanti baci a tutta la gente e guardate il carnevale che è una bellissima manifestazione. Oh, lei gliel'ha mandato, io gliele posso portare. Ah certo! Brava, brava! Oddio! Grazie! Avanti ragazzi, poi ci stanno ancora. Scioccata da napoletana proprio! Dica!
ho detto è scioccata da napoletano, sai che significa? No. Ecco, è un botto come una spumante. Sicuramente, se lo dice lei. Complimenti. Grazie mille. Tante belle cose per la sua attività di attrice, ballerina, sì, cantante. Sì, sì, un poco sì. Tutto. Un po' tutto, si può fare di tutto. Bene, che sia un ottimo trampolino di lancio e che possa essere consacrata una grossa artista, così come l'applauso che l'ha accolto a Palma Campania. Ah, grazie mille. Adesso c'è un personaggio grazie. Molto molto grazie, strano. Ciao. A lei. No, di gare, capito? Allora, Angelo. Ma che succede? È sempre un compagno di folla. Sì, sì, no, queste sono le zie che mi vogliono bene, ecco. Perché io sono di Palma, quindi l'emozione. Sei di Palma, Angelo? Io sono di Palma. Io sono di Palma Campania. E io non lo conosco, come mai? Come no? Lanciamento al mio amico Cristoforo, Antonio Maffettone del bar. Davvero? Sì, sì. Puoi vedere che l'ho tenuto in palestra. Esatto, ti ricordi? Sì, sì, io mi ricordo. Io mi ricordo, come no? Ero piccolo, sono andato via presto da Palma, però qua il cuore. Sei diventato tuo fratello? Sì. Ora sei diventato una vedetta internazionale? Beh, no, magari. Internazionale no, però mi accontento di essere nazionale, perché sono italiano, fiero di essere italiano. Hai un gruppo di ballo tuo personale? Non ho capito. Hai un gruppo di ballo tuo personale? Sì, siamo io e le ragazze di Nonella Rai, ogni tanto c'è anche Miriana con noi, quindi siamo contenti, ci divertiamo da 20 anni, facciamo questo lavoro, giriamo tutta l'Italia. Sì, grazie mille. Così come lo sognavi? Grazie, sì, è proprio così, sì. Manca ancora qualcosa per arrivare alla vetta? Sì, vorrei portare il nome di Palma in alto, perché io da qua sono partito e quindi voglio che come Roma, Torino, Milano, anche Palma Campania un giorno sia ovunque. E noi ci affidiamo a te, sicuri. Grazie che effettivamente mille. Domani grazie. Come... Grazie. Ecco. Hai visto l'applauso degli amici, sì, dei parenti, sì, loro ma non solo, bene. Anche dei sì. simpatizzanti. Assolutamente. Tanti sì. auguri, grazie. Angelo. Grazie. 150 anni fa, io lo porto ancora avanti, sei rimasta bene. E complimenti, vi faccio sentire qualcosa. Ma ci vogliono degli attrezzi speciali. Sì, no, ci vuole una spugnetta, cos'è? Una cosa... Ecco. Ce l'ha. Voi dovete sapere che... Eccola qua. E sono due. No, vabbè. Bravissimo, bravo. Oh, ti sei innamorato. Non è il mio, però no. È bellissimo. E come mai, signora? Il mio a casa, mannaggia. È una maschietta e una femminuccia. Signora, la sua esperienza in questo campionato di maschere dove lei non è abituata. Lei è abituata ad altri palcoscenici? Ma guarda, è un palcoscenico bellissimo, pieno di passione, tutti, di natura, grazie a tutti di essere calore, sono felicissima, vorrei il mio bambino qui quest'anno perché si sarebbe divertito voi, tanto. Con, di ma porti che qualche colore volta sei? Qua. Questo come no? Diventerà un quotidiano. È il quinto anno mi sa che di sì, partecipiamo a Carnevale. Lei per adesso è rimasta una simpatizzante. Abbiamo dato. Ho detto, è rimasta una simpatizzante del nostro Carnevale. Assolutamente sì, cosa è che l'ha colpito di più? Si rappresentano. Ma mi ha colpito la grande capacità di cucire questi vestiti come se fossero dei vestiti di teatro, la fantasia, e quindi quale la passione, l'unione. Come Morari, 150 anni dell'Unità d'Italia, dovendo scegliere un ruolo, dovendo scegliere un ruolo. Ma io sicuramente farei la dea dell'Olimpo. Nata nel 1794. Un aggettivo per qualificare questa manifestazione. Tre colori ben distinti che tutti conosciamo. Il direi la speranza un grande specchio della nostra Italia. Il bianco delle, è un marchio che noi mettiamo anti, a questa bella manifestazione con il nome di Miriam Trevisan. Il sangue versato dei nostri compatrioti. E se lei dovesse lasciarmi un marchio, direi, sulla mia guancia per la... Omaggeremo i 150 anni di Italia creando cioè, una piccola bella grazie, complimenti per quanto riguarda e auguri per la sua carriera. E va in porto quella marea umana, quel fiume di energia pura con una presenza massiccia di gente di ogni età che dimentica momentaneamente il mare burrascoso della vita e rimette in gioco la tradizione. E qui si mescolano arte, rito, teatro.